Oggi a Napoli c'è l'Edelandia Day, diverse manifestazioni, una in piazza del Plebiscito dinanzi Palazzo Reale per protestare contro la sovrintendenza che ha posto dei vincoli qualora si intenda intervenire con dei lavori anche di ristrutturazione e di inserimento di nuove giostre nel parco più amato dai bambini e le famiglie della città di Napoli. Un'altra manifestazione indetta dal PD si è svolta proprio dinanzi i cancelli del parco giochi, ma ascoltiamo il rappresentante dei lavoratori della UIL insieme a Francesco Milo Borelli, che hanno proprio incontrato i responsabili della sovrintendenza per discutere di questo annoso problema. Massimo Taglialatela, segretario generale UIL Comunicazione, siete appena scesi dalla sovrintendenza. Ricordiamo che oggi è stato ribattezzato l'Edelandia Day perché ci sono state diverse proteste in città che si uniscono alle battaglie che state portando avanti da tempo. Ci dica qualche notizia. Ma noi abbiamo ritenuto chiedere un incontro al sovrintendente Giorgio Cozzolino perché ci siamo resi conto che il problema dei vincoli è un problema che secondo il nostro punto di vista è ingigantito. Abbiamo incontrato il delegato del sovrintendente, l'architetto Tarì, che sta seguendo la vicenda e ci ha ribadito tutta la loro disponibilità a fare di tutto per snellire le procedure. Noi abbiamo chiesto tempi celeri. Siamo preoccupati perché la sovrintendenza dal suo punto di vista pone come pregiudiziale che ogni qualvolta bisognerà eseguire un intervento all'interno del parco bisognerà chiedere un parere preventivo alla sovrintendenza. Questo significa che con la cadenza, immagino, semestrale, annuale, con la quale vorrà procedere la nuova azienda, ogni qualvolta sarà necessario installare un'attrazione e ci sarà bisogno del parere della sovrintendenza. Noi vediamo questa una forzatura in tutta onestà, perché siamo d'accordo per i vincoli archeologici, siamo d'accordo che non bisogna deturpare l'ambiente, però prettere un vincolo per l'installazione di un'attrazione noi crediamo che sia una eccessiva forzatura. Cioè, siamo appellati al buon senso della sovrintendenza, la quale ci ha assicurato che la metà settimana prossima esprimerà il suo parere per quanto riguarda il progetto presentato dalla NU Edelandia. Noi auspichiamo che questo parere dia la possibilità al Comune di Napoli di rispondere positivamente alla comunicazione di inizio lavori che l'azienda NU Edelandia ha presentato, in modo tale da partire. Poi nel tempo bisognerà fare due cose secondo noi: uno, quello di chiedere una rivisitazione della legge che tutela i beni culturali, perché ovviamente, come dicevo prima, porre un vincolo a delle attrazioni, così come possono essere i monumenti, i tanti monumenti che abbiamo nella nostra città, secondo noi è una forzatura. Secondo, ovviamente chiederemo che i tempi di risposta siano i più contenuti possibili, perché altrimenti se no, così si rischia di affogare le aziende con un'eccessiva burocrazia e oggi come oggi, in una città come la nostra, in una regione come la nostra, non ce lo possiamo consentire. Grazie. Francesco Milo Borelli, vogliamo fare un bilancio di questa Edelandia Day con le proteste che ci sono state, ma soprattutto con l'incontro con la sovrintendenza? Beh, purtroppo l'incontro con la sovrintendenza doveva portare a uno sblocco, invece siamo punto e da capo, perché di fatto rimane la volontà da parte del sovrintendente di esprimere un parere e quindi tenere vincolate le giostrine. L'azienda NU Edelandia, come tutti sanno, ha detto che sui vincoli monumentali, quindi la M di Mussolini, l'altro ingresso di Viale Kennedy, tutto quello che dice la sovrintendenza è oro colato, ma mettere il vincolo sulle giostrine e dover presentare un progetto come la realizzazione di un monumento su ogni singola giostra che viene messa nell'Edelandia è oggettivamente improbabile e inaccettabile, oltre al fatto che, teniamo presente una cosa, per i primi 50 anni di vita dell'Edelandia non si è fatto, quindi per il futuro, cioè prima non si doveva fare, adesso invece il sovrintendente ha ritenuto opportuno che questa nuova procedura possa funzionare meglio. Il dato di fatto è che corriamo il rischio che né a maggio, né a giugno, né nel 2015, né nel 2016, né nel 2017 i bambini e le famiglie napoletane potranno ritornare in quel parco.